Santo, quello è tra le stesse categorie. Insomma, tu l'hai mai detto sta cosa, che hanno tentato di arruolarti? Il Goi, sì, subito dopo la guerra. Ah, a proposito, del male, eccetera. La prefazione al libro di Salvatore, adesso gliela fai? Del male, i romanzi, la trilogia. Lo cominciare a leggere. Nei prossimi giorni lo finisco, un libro molto bello. Come si chiama? Salvatore è uno dei pochi esperti italiani in questa materia, e poi gli scrivo la prefazione. La tesi ti piacque quando... Sì. Quella che presentammo lì. La via del denaro. La via del denaro, sì. Senti, dai, allora ci auguriamo di fare un po' di convegni tra Roma e Napoli. Ora facciamo quello del 26. Quello del 26. Anzi, lanciamolo qua su YouTube, il 26, dai, diamo appuntamento dove? Il 26 novembre del mese. Novembre. 26 novembre alle 10:30 al Teatro Quirino. Via delle? Via delle Vergini 7, va bene, va bene. E invece il 19 che si fa in piazza? Diceva una cosa di quando ero ragazzo, gli dice: noi siamo le vergini dai canti di manti, e poi proseguiva, è irripetibile. Ma vieni alla manifestazione che organizzano i ragazzi a Roma il 19 novembre in piazza? Davanti prima a Piazza Rubra, poi a Piazza del Popolo. Sì, vengo. Anche se io credo che il dissenso si deve specializzare, deve diventare tagliente, acuto, pungente. E questo è un potere al quale non gliene frega niente della gente che marcia, che passeggia. C'è stata la cosa degli indignati in tutto il mondo. Quelli erano Mano Prados. Quello era Mano Prados. Non erano gli sciroccati, erano in Mano Prados. Qualunque cosa fossero, non hanno prodotto nessun effetto. Il dissenso deve essere specializzato, perché qui bisogna entrare nei parlamenti, appropriarsi dei poteri, toglierli dalle mani di questi delinquenti. Io sono contrarissimo a quest'idea che la politica, bisogna stare lontana dalla politica, per amor di Dio, e che gliela facciamo fare a loro, a questa genitalia, la politica. Bisogna strappargliela dalle mani la politica, altro che. Quindi bisogna che il movimento esprima coloro che hanno più attitudine, più volontà a fare queste cose, e poi li sostenga, perché altrimenti non, insomma, è come combattere a mani nude contro gente che ti risponde con i cannoni. Non solo, ma noi abbiamo strumenti obsoleti e inutili come i referendum abrogativi, perché se tu abitassi in Svizzera tu potresti contrastare questi personaggi facendo il referendum propositivo, dove tu proponi la legge nuova e non che devi andare a abrogare l'articolo ma il X. Fatto è che quello che tu dici implica sempre che tu stai fuori dal luogo in cui poi le leggi si fanno. Invece qui bisogna occupare i parlamenti, bisogna occupare attraverso i sistemi democratici. Cioè, gli indignati sono tanti, eleggessero, individuassero i loro rappresentanti politici e li mandassero in Parlamento. Non ho capito, che siamo fuori, ma questa è follia, è un'idea indotta, questa idea che i movimenti, è un'idea che l'ha indotto il potere stesso per neutralizzare il dissenso. Bisogna che il dissenso si organizzi, si specializzi, divenga più colto, divenga più capace di capire, selezioni i dissidenti che sono meglio in grado di rappresentare le aspirazioni, le tendenze della collettività, e che poi li porti, li faccia diventare i nuovi legislatori, perché sennò qua che facciamo, insomma, giochiamo da bambini e loro sono i grandi e fanno la politica, insomma. Monti o Draghi, questi quattro analfabeti, ma per amor di Dio. Bini Smaghi, tutti questi cialtroni. Grilli, come si chiama quell'altro? Cialtroni, questi qui sono tutti quanti, non so se tutti, lo è Draghi, Monti, Tremonti, Bonino mi fa orrore. Bossi però dai, l'ho visto come lo vedi? Che abbracciava Monti, perché ovviamente Bonino e Bilderberg, anche lei lo sappiamo. L'abbraccio massonico. Quindi. Quando ho visto questo abbraccio tra Monti e Bonino, veramente mi sono venuti i brividi, perché dico, ma guarda un po'. Perché poi Vannella è un personaggio che mi turba, perché da un lato sembrerebbe quest'uomo che ha dedicato la vita, poi non capisco a chi ha dedicato la vita. Se poi ha dedicato la vita a cercare di non parlare di banca, però lui fa parte del gioco del distoglio, no? Però ha parlato di hashish.
Ashish. Mi pare che si fuma lui a parlare. Cioè, voglio dire, non ha bisogno che il movimento divenga politica, perché altrimenti è inutile, altrimenti serve un passatempo, serve questi che ballano, si dipingono, ma stiamo scherzando. Quelli stanno nei parlamenti a scrivere le leggi per impadronirsi la società e noi rispondiamo cantando, ballando, insomma, per amor di Dio. Siccome come dire, il popolo degli indignati è molto vasto, e allora sostenga l'alternativa politica, la porti nei parlamenti, nel Parlamento europeo, nelle istituzioni americane, dovunque nel mondo, e faccia sì che costoro siano coloro che poi faranno le leggi da ora in poi. Perché fin quando le leggi le fa Obama, venduto alle banche, Draghi, venduto alle banche, tutti questi, insomma, e noi poi stiamo fuori dai palazzi a lamentarci, perché noi siamo stupidi e i bravi invece stanno nei palazzi. Ma per amor di Dio. Senti, ma la prossima novità elettorale saranno questi grillini che entreranno in Parlamento, ma tu hai qualcosa da dire a questi qua che... Ma insomma, Grillo mi fa un po' dispiacere perché lui elude l'argomento del... No, sito. Io dico proprio i grillini, no? Che vedranno questo video su YouTube. Che gli vuoi dire? Vabbè, insomma, poi alla fine, come dire, certo sono meglio di questi qui, su questo non c'è dubbio. Poi il signoraggio forse Grillo lo evita perché teme che questa cosa possa non essere favorevole ai fini del consenso, perché teme che poi lo chiudano dal punto di vista dell'informazione, però certamente, insomma, è cura per spezzare una lancia pure in suo favore, perché mi fa incazzare questa cosa che eviti questo argomento. Però probabilmente, insomma, se ci fossero anche in Parlamento uomini come Grillo piuttosto che come quelli che ci sono ora, diciamo che qualche cosa di meglio di quello che vediamo lo vedremmo, insomma. Meno peggio, diciamo. No, meno peggio, insomma, sicuramente sono persone schierate con l'avanguardia culturale. Il problema è quello che abbiamo visto in più piazze d'Italia, che comunque gli indignati, se così si chiamano, sconoscevano completamente il problema. Sconoscevano, pare come uno sbirro, sconoscevano. Non avevano un'idea completamente della truffa monetaria. Loro sono polemisti e non sono dissidenti. Sì, sì. Sono anche loro persone alle quali la società va bene com'è, però vorrebbero occupare più posizioni, non vogliono il cambiamento. Ma entra. Sì, falli entrare.